Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Fiona e ci troviamo nuovamente alle 3 2017. Siamo allo stand Ubisoft e se alle mie spalle sentite sparare è normalissimo perché stanno facendo una presentazione di Rainbow Six. Innanzitutto oggi è l'ultimo giorno di questo E3 e noi stiamo facendo il giro dello stand di Ubisoft cercando di vedere quanti più titoli possibili. Il titolo che ho visto io quest'oggi si chiama Skull and Bones ed è la nuova IP presentata proprio durante la conferenza Ubisoft. Skull and Bones è un gioco piratesco in tutti i sensi perché sarete chiamati a impersonare dei pirati che si scontrano con altri gruppi di pirati. Si gioca in multiplayer ed è un adventure assolutamente strategico e tattico. Non dovete mettervi a bombardare le altre navi senza nessun tipo di strategia perché state certi che perderete decisamente. Il titolo è stato sviluppato da Ubisoft Singapore, che è lo stesso team che aveva sviluppato Assassin's Creed 4 Black Flag. Infatti le somiglianze tra i due titoli sono veramente tantissime. Quello che abbiamo potuto provare era una sola mappa e una sola modalità di gioco. Si trattava di uno scontro 5 contro 5. Ognuno di noi era equipaggiato di una nave con caratteristiche diverse, quindi c'erano navi con una gittata molto lunga, oppure navi più veloci, oppure navi molto corazzate. Ovviamente tutta la squadra doveva bilanciare al meglio la scelta delle navi in modo da avere una squadra bilanciata che potesse combattere contro l'altra squadra. Qual è lo scopo del gioco? Portarsi via il bottino, quindi affondate la nave del nemico e recuperate il suo bottino. Alla fine chi scappa con il bottino vince la partita. Mi è piaciuto questo tipo di multiplayer totalmente fresco, rinnovato, proprio perché non è frenetico. A me i giochi troppo frenetici mi danno dopo un po' i nervi. Questo invece bisogna cercare di accordarsi con tutti gli altri membri del team e cercare di capire chi fa che cosa, chi attacca dove, chi attacca che cosa e chi ruba i loot soprattutto. Ho avuto anche modo di scambiare quattro chiacchiere con uno dei producer del titolo perché gli ho chiesto come si sarebbe evoluto questo gioco nel corso dei tempi fino ad arrivare all'uscita, perché come dicevo, avendo visto una sola mappa e una sola modalità di gioco, mi stavo domandando quale sarebbe stata la sua evoluzione, il suo sviluppo. Mi ha detto che si tratta di un gioco open world all'interno del quale potrete incontrare tutti gli altri giocatori. Abbiamo fatto un pochino insieme il paragone con Destiny, quindi voi state andando in giro per la mappa, incontrate gli altri e da lì potete mettervi in team e iniziare a fare, diciamo, le vostre scorribande piratesche. Non sappiamo ancora nulla sulla storia perché a quanto pare non sarà solo un titolo multiplayer, ma un titolo che avrà una storia molto estesa, molto bella, con una mappa anch'essa molto estesa, all'interno della quale potrete poi giocare a delle parti in multiplayer. Quindi è un gioco totalmente in divenire, non è ancora definitivo, non ha preso la sua forma definitiva, però ci piace perché è molto fresco ed è stato anche molto divertente giocarci. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, tanti like, tante iscrizioni, tanti pollicioni e guardatevi tutti i nostri altri video di E3. Un bacio e un abbraccio a tutti, ciao!